repentina. Sono contento anche perché di solito queste trattative poi sono lunghe e estenuanti, invece fatti i bagagli in fretta, sono subito qua. Tra l'altro anche quest'estate sarà fatto il tuo nome, invece c'è stato un ritardo di 6 mesi, diciamo così. No, sono contento di essere venuto qua, ecco, anche perché comunque sia c'è stato un avvicinamento anche a giugno, poi non se ne è fatto niente, si è ritardato, però ora eccomi qua. Ecco, perché Padova hai scelto? Perché prima di tutto per la società. Ora, senza stare a guardare la classifica, che comunque sia anche per la rosa che ha, non è degna della classifica. E poi anche per il valore della propria società in sé per sé, e anche per il fatto che c'è stato comunque sia avvicinamento anche a giugno. Senti, non ti spaventa, insomma, l'hai appena detto, il terzo ultimo posto in classifica, non è stato magari un qualcosa che ti ha fatto riflettere il fatto che, insomma, la società purtroppo sta lottando per non retrocedere? No, come ho già detto, cioè, i nomi che ha questa squadra non rispecchia la classifica, quindi penso si tirerà fuori un po' da questa zona, e anche perché poi c'è il direttore e tutto lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, e penso sia una cosa da cui si può uscire. Con Mazzoni parlerete la stessa lingua, perché siete toscani uguali, però insomma lui sta giocando anche bene, dovrai un po' guadagnatelo il posto. No, ma assolutamente, ho visto anche le partite, Luca sta facendo benissimo, ci sono le gerarchie, le conosco, io sono qua, mi alleno bene e poi stiamo a vedere un po' che succede. Siete tutti e due livornesi, tra l'altro tu sei di Cecina, no? Sì. Vi conoscevate già? Di Rosignano, vabbè, è vicino. No, non lo conoscevo, però abbiamo fatto subito due chiacchiere, fra coetanei, insomma ci si intende bene. Senti, ma come sono stati invece per te i primi 6 mesi a Carpi? Che esperienza è stata? Ma è un'esperienza che comunque sia porto comunque dentro. Non è stata facilissima, ci sono state difficoltà sia iniziali che poi durante il percorso. Non sto qui a spiegare, insomma, cosa è successo, però te l'ho detto, è un'esperienza che porto comunque sia nel cuore. È stato un peccato per come è andata, però fa parte anche del calcio questo. Che impressione hai di Padova ed anche della squadra? No, la squadra ha valori assoluti, la società è rinomata, insomma, ottima società, ottima squadra, spero che comunque sia si riprenda in fretta, ecco.